أثر الإسلام بارز في البناء، وكلنا بالله العلي مؤمنون. دخل الإخوان العرب المعبد يسبحون بحمد، يصورون ما لم يكن يصور، آثارهم مرسومة على الجدران، كرسي كساء وزفار ونقوش متنوعة. الإله واحد وأسماءه متعددة. Vorrei salutarvi, dare a tutti voi il benvenuto in questa cattedrale, in questa serata così particolare, il mio benvenuto a voi tutti. L'incontro dell'uomo con il sacro è caratterizzato da un duplice movimento spirituale. Da una parte paura, riverenza, timore, dall'altra attrazione, gioia, fiducia. È sorprendente constatare che ogni religione, nell'esprimere se stessa, ricorre ai diversi linguaggi dell'arte, volendo ritrarre la sua visione del divino e del rapporto esaltante e complesso che gli uomini intrecciano con il mysterium tremendum et fascinosum. Conferma questo assunto l'evento che stasera inauguriamo, la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea Sacra delle Religioni dell'Umanità, ospitata per un mese a Palermo, città in cui da oltre un millennio convivono fedi diverse in dialogo fecondo, suscitando straordinari monumenti ed eccelse opere d'arte che la rendono singolare nel panorama europeo e mediterraneo.
alla presenza dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose, che saluto e ringrazio fraternamente, di artisti provenienti da varie regioni, testimoni geniali del senso del sacro, di autorità regionali e comunali partecipi di tanto progetto, dichiaro il mio compiacimento per questa biennale che ribadisce nella sua misura creativa che ogni credo è votato alla gloria di Dio, al rispetto delle sue leggi scolpite nella coscienza, alla costruzione giorno dopo giorno di una società umana in grado di farsi carico di problemi e sofferenze, soprattutto dei diseredati, dei vinti, dei perseguitati politici, profughi, naufraghi, emigranti, di senza tetto e senza futuro. Questa biennale narra ed esprime un'esegesi, un'ermeneutica contemporanea della sacralità. Le opere esposte che potremmo ammirare in questi giorni sottolineano la sensibilità degli artisti qui convenuti, intenti a scoprire e a vedere in sé, negli altri, nella natura, in quella che il Vescovo di Roma, Papa Francesco, definisce la casa comune, e soprattutto nell'infinito, sì, a vedere la presenza di un Dio a cui manifestare l'abominio del male, gli egoismi, le violenze e le stragi, l'inquietudine del vivere, la speranza di salvezza, il desiderio di bellezza e di armonia. Dipingono, scolpiscono, compongono in termini moderni questi artisti, con libertà di immagini e molteplicità semantiche, figurali e astratte, proprio della cultura di oggi, realtà inedite, dense di simboli, talvolta radiografie dello spirito, capaci di rappresentare il presente con forza icastica ed enigmatica, in sintonia con la polarità della vita degli uomini e delle donne, che rimane sempre quel giardino, sempre, dove Dio, se utilizziamo il linguaggio della Bibbia, ama passeggiare alla brezza del giorno. Già nei primi decenni del Novecento il cristianesimo occidentale si apre alla sintassi della metafisica, dell'espressionismo e del realismo, supportato da teologi e filosofi come Congar, Maritain. La Chiesa avvia processi di rinnovamento che hanno il suggello nel Concilio Vaticano II, e vorrei fare riferimento a quella intelligenza che è stata l'intelligenza di Paolo VI, il quale in una postilla al Miserere di Oscar Wilde annota: due sono le cose che mi interessano, la sofferenza degli uomini e la bellezza dell'arte. Papa Montini nel 1964 spalanca le porte della Cappella Sistina agli artisti, ai quali offre come spazio i Musei Vaticani, costituendo la collezione d'arte religiosa contemporanea, dove figurano i capolavori sacri dei maestri di fine Ottocento e dell'intero Novecento, in cui si specchia l'umanità d'oggi con il suo struggente bisogno di verità e di pace. A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa instaura con gli artisti in Italia e nel mondo dialoghi profondi, come comprovano gallerie, musei, collezioni, rassegne e più ancora opere di trascendente bellezza all'interno dei luoghi liturgici. E poi, per una nota che fa riferimento alla nostra città, l'Arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore Pappalardo, nel 1976 apre il Palazzo Arcivescovile agli artisti italiani con la prima rassegna nazionale del sacro nell'arte contemporanea, cui seguono parecchie altre esposizioni. Vi partecipano personalità come Fontana, Guttuso, Cagli, Matta, Guidi e tante altre personalità. Molte le migliaia di visitatori. La stampa italiana ed estera
ne sottolinea le valenze, mettendo in rilievo il tema di fondo, cioè il sacro che è nell'uomo, interpretato da pittori e scultori che scandagliano la profondità dell'animo umano per comprenderne la disperazione e la speranza, il pianto nella notte e lo stupore dell'alba. Per molti anni il cardinale si fece promotore non solo di manifestazioni, ma di creazioni dentro le chiese della diocesi, dove fede e bellezza costituiscono un tutt'uno, dove l'icona di Cristo sulla croce appare anche icona dell'uomo nei mille calvari della quotidianità. Di notevole interesse la creazione diretta dello stesso cardinale del primo evangeliario moderno, che segue i miniati del Trecento, firmati dai 18 maggiori artisti viventi, fra cui Mansù, Migneco, Guttuso, Conti, Greco. Di questa eredità contemporanea vive la Chiesa di Sicilia e mi permettete, stasera spero ne sia una riprova, in particolare in quella di Palermo. Consapevole del ruolo culturale, antropologico e teologico dell'arte, del suo essere, come ripeteva Paolo VI, profezia e poesia, voce cioè che grida in difesa dell'uomo e voce che esulta per la bellezza della vita. Nel porgere ancora il mio sentito grazie agli illustri rappresentanti delle confessioni religiose, alle autorità, agli artisti, alle signore e ai signori presenti in questa cattedrale per l'apertura della Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea Sacra delle Religioni dell'Umanità, non nascondo la mia emozione. Mi sembra di celebrare insieme a voi un evento ecumenico di pensiero, bellezza e spiritualità. Un evento che invita ciascuno di noi, nel segno dell'immaginazione e nel nome dell'amore rivelato nelle fedi, a vivere umanamente e divinamente la nostra quotidianità. Benvenuti a tutti. Don Corrado, grazie. Grazie per questa accoglienza, grazie a nome della città per le parole pronunciate in un momento importante e significativo, è importante e significativo l'inizio di questa Biennale di Arte che si deve all'impegno forte di Chiara Donata De Rosa, che voglio ringraziare, con lei tutti coloro che con lei hanno collaborato. Che vorrei dire... trova la sua sede naturale in questa città, perché in questa città non da due anni ma da mille anni si vive una dimensione artistica che mira, come l'arte fa, a vedere l'invisibile, che è proprio dei cammini di fede, e che vive, come questa città sa, la convinzione che Dio non divide, che Dio unisce. Quale che sia il nome che a Dio è dato dare da ciascuno di noi. E credo che sia questa la ragione per la quale è assolutamente normale che una manifestazione come questa, così importante e prestigiosa, si tenga in questa città, la sua sede naturale. La sua sede naturale che inorgoglisce evidentemente chi ha l'onore di rappresentarla e il dovere di servirla. E io in questo momento sento profondo questo orgoglio, che so essere un orgoglio condiviso da tutti i palermitani, che sono, come è noto, secondo la nostra impostazione, tutti coloro che hanno scelto di vivere in questa città, anche se questa scelta non è stata quella dei loro genitori, ma è stata una scelta spesso motivata da condizioni drammatiche di bisogno e di sofferenza. Palermo è ricca perché è ricca di una pluralità di identità, una pluralità di persone che credono in un unico Dio, anche se adesso attribuiscono un nome diverso. Credo che l'arte sia forse l'attività umana più efficace per dare voce a questa complessità, ma al tempo stesso unità
di fede religiosa. Grazie ancora, dottor.